Benvenuti amici del basket a Piacenza per questa 13ª giornata che vede di fronte la Bakery Piacenza alla Magnoleggio. Bakery Piacenza che viene da 3 vittorie consecutive dopo lo stop di Cecina, battendo in casa Livorno, Faenza e Trecate nell'ultima giornata. Piacenza ha infilato un buon filotto. Stesso cammino per l'avversaria di oggi, Oleggio, che si presenta con lo stesso ruolino di marcia. Dopo la sconfitta a 100 di oltre 20 punti, la Mami ha inanellato la vittoria di Rimini, Custorino e Livorno. E scende in campo oggi più agguerrita che mai, una trasferta difficile sicuramente per la Mami, contro la terza in classifica, la nostra Bakery Piacenza, con 20 punti alle spalle di Cecina e un euro Forlì che comandano a quota 22. Per la Magnoleggio scendono in campo Federico Gallinari, fratello del più famoso Danilo, Federico Ferrari, Riccardo Coviello, Alessandro Paesano e Claudio Sacco, vecchia conoscenza del basket piacentino per aver militato in passato nella Piacenza Basket Club. Bakery Piacenza invece che scende in campo con Sanguinetti, Sorani, Gasparin, Francesco Infante e Mattia Magrini. Contesa tra Infante e Paesano. La palla esce, toccata da Magrini, rimessa per la Magnoleggio. Folto pubblico oggi al Pala Bakery. Porta palla Sacco. Alto basso, buon passaggio di Ferrari, subito 2 punti per la Magnoleggio che segna con Federico Ferrari. Palla subito in post basso per Piacenza, 2 punti per Infante, ben imbeccato da Matteo Somagna. Francesco Infante che è fresco di convocazione per il prossimo All-Star Game di categoria di questa Serie B 2015-2016. Buona difesa di Gasparin, intercetta il passaggio, buona transizione offensiva di Piacenza. Sanguinetti si ferma, blocco di Magrini, isolamento uno contro uno sul lato sinistro. Gasparin si prende il tiro dall'angolo, tiro allo scaliere di Gasparin in sospensione, lotta rimbalzo Infante, recupera il pallone Infante, cerca la circolazione, la Bakery, uno contro uno di Sanguinetti che spinge in post basso sfruttando il fisico, batte il numero 20 Sacco e infila 2 punti. Attacco impostato abbastanza lentamente dalla Magnoleggio, blocco di Sacco, screen the screener per Sacco, 2 pick and roll, buona rollata di Paesano, canestro sbagliato, nuova transizione per Piacenza, nuovo uno contro uno di Magrini, canestro e fallo. Le intenzioni da parte di Piacenza in questo primo quarto sono chiare: isolare l'uno contro uno dei propri esterni. Questo ha fatto benissimo finora la guardia numero 99 Magrini, che ora se ne va in lunetta per il tiro libero supplementare. Cerca la concentrazione Magrini e mette anche questo tiro libero. Bakery che è partita forte nel punteggio, pressione di Sanguinetti, imposta ancora da Magnoleggio, fatica a circolare il pallone per Oleggio. Gallinari costretto a una recessione vicino alla metà campo, tiraccio di Ferrari, rimbalzo di Gasparin che spinge una nuova transizione, perde la maniglia, fallo di Sacco.
anzi no, non era fallo di Sciacco ma una palla persa da parte di, Gasparini, rimessa per Oleggio. È matta la transizione, ribaltamento da Ferrari, impreciso il suo passaggio di ribaltamento, Sanguinetti sporca, rimessa per Oleggio. Nuovo pick and roll, azione di pick and roll non ha portato a buon termine da parte di Oleggio, palla in po' sbasso Infante, sportellate con Paesano, tiro con la mano destra, altri due punti per Infante. Chiaro che in questa situazione per Piacenza, che oltre ad isolare l'uno contro uno dei propri esterni, sicuramente cerca di imbeccare con continuità il pivot Infante. Tripla di Sciacco. E ora Becheri che si riporta in attacco, chiama il gioco, consegnato di Sorani per Gasparini. Ottima rete di passaggi da parte di Piacenza, pick and roll laterale tra Sanguinetti e Infante che sfrutta il mismatch, subisce fallo, anzi no. L'arbitro vede uno sfondamento da parte di Infante, che forse sbraccia col braccio sinistro, sicuramente una scenata invece da parte del difensore. L'arbitro sanziona un fallo in attacco per Francesco Infante. In queste prime fasi di gioco è notevole la pressione di Piacenza, che ogni volta fa faticare per trovare un tiro Oleggio, che però trova una tripla ancora una volta con Gallinari. Dopo piegherò l'alto per Sanguinetti, che sfrutta lo spazio concesso da parte la difesa ospite, tira da tre punti e sbaglia, riparte Oleggio. Buona azione questa volta messa in campo da Oleggio, tiro sbagliato, rimbalzo in attacco e altri due punti per gli ospiti. Questa volta ad andare a segno numero 11 Riccardo Cogliello. Ancora una volta fatica Gasparin a collare la palla, questa volta tocca Ferrari e messa laterale Becheri. Sorani libera Sanguinetti, nuovo pick and roll centrale con Infante, altra palla sporcata da parte di Oleggio, che sembra nelle ultime battute aver alzato il ritmo difensivo. Nuova rimessa, ottima palla di Magrini, che imbecca benissimo Gasparini. Due punti per il numero 11 e questa volta a non capirsi sono i giocatori in maglia rossa. Palla persa, nuova possibilità per il Becker, rimessa di Gasparini, imposto nuovamente Sanguinetti. Due blocchi per liberare ancora una volta Magrini, che questa volta non si cerca di andare fino in fondo, dà la palla a Soragna che scivola in mezzo all'area, ancora una volta lesto Infante, altri due punti per lui, sei punti per il pivot biancorosso. È sicuramente un ottimo impatto iniziale per lui. Ancora una volta molto lenta la circolazione da parte di Oleggio, che ora cerca di andare in post basso, scarico, tiro, nuovo tiro da tre punti, rimbalzo di Soragna, cerca di correre Becheri, Sanguinetti frena, pick and roll centrale con l'Infante, entra al lato debole, libera Gasparin, tre punti, azione da manuale da parte della Becheri, palla con la sua piacentina.
volta un pick and roll laterale, ottima difesa di Soragna che sporca il palleggio, sacco, cambio per Oleggio, entra il numero 17 Marcello Cusca, esce Federico Gallinari. Palleggio, resta il tiro dal piccolo per Sacco, classico canestro di Sacco, in arresto e tiro. Imposta questa volta Gasparini, doppia uscita. Sanguinetti blocca per Soragna, ottima circolazione, la palla arriva ancora una volta in post basso per Infanti, che forse doveva girarsi sul lato sinistro, gira sul lato destro, Ferrari gli sporca la palla, Magrini tira da tre punti e palla Becheri, rimessa dal fondo. Time out. Time out. 16-12 a 3 minuti dal termine per Piacenza, due falli sanzionati Piacenza, un fallo sanzionato alla Mario Leggio. Sembrava una partita iniziata su buoni ritmi per la Becheri, un po' rallentati negli ultimi minuti, rallentando i ritmi Oleggio sembrava di entrare in partita, però la gara va sul filo dell'equilibrio. Entrano in campo le squadre, sembra non esserci Stefani e Campi per la Mario Leggio, stesso quintetto anche per Piacenza, che riprende con una rimessa dal fondo che sarà effettuata da Capitan Gasparini. Riceve Magrini, non serve questa volta Infante, scarico per Sanguinetti, pick and roll centrale, isolato il pick su un lato, Sanguinetti palleggia, resta il tiro, sbaglia. Corre Oleggio. Ferrari fatica, grazie alla pressione di Sanguinetti, a servire Sacco. Palla Coviello, passaggio centrale per Ferrari che gioca l'uno contro uno, Soragna antepone il corpo tra Ferrari e il canestro, sembrava un normale scontro di gioco, l'arbitro sanziona un fallo a Matteo Soragna. Scambio di vedute tra Soragna e l'arbitro, cambio, entra il numero 33 Gabriele Fina al posto di Matteo Soragna. Picchiamo al centrale, ottima palla di sacco per Coviello che segna, ottima giocata tra Sacco e Coviello, due punti per quest'ultimo. Riparte Becheri, uno contro uno dal post basso per Sanguinetti che scarica per Finn, che scarica per Magrini, e questa volta i due esagerano, palla persa e nuova possibilità per entrare in partita da parte degli ospiti, ottima palla di Sacco che però la perde, Gasparini spinge il contropiede e anche lui perde la palla. Tiro da tre punti messo a segno da Marcello Cusca, tre punti per lui, ottima mano di questo ragazzo appena entrato. Serie di stagger per Becheri, Finn in una delle sue
azioni preferite, tiro a tre punti sbagliato, pioleggio, riparte, sempre abbastanza lentamente, transizione per loro, zona Vecchieri, zona 2-3, aiuto recupero di Finn, attaccata con buone spaziature da parte di Oleggio che punisce subito la zona comandata da coach Bizzozzi. Sembra aver preso fiducia in questo finale di primo quarto la mamma Oleggio. Finn non si fa pregare, un altro tiro da tre punti, infante lotta a rimbalzo, guadagna un fallo, fallo di Paesano, cambio, entra Manuele Meschino, sostituisce un ottimo Infante. Entra anche il numero 8, Flavio Gay, entra in campo, sostituzione anche per Ferrari e rientra Gallinari. Blocchi per Gasparin, ottima ricezione, tiro da parte di Gasparin e ottima rimessa disegnata dai giocatori della Becker, ancora zona 2-3, ancora un passaggio in tiro da parte di Oleggio che si sentono in fiducia in questo tipo di azioni. Becker concede il tiro, ma sono fortunati per l'errore dei rossi in trasferta, riparte velocissimamente Becker, insomma altre punti in transizione di Magrini, ci riprova ancora Oleggio, ancora un passaggio in tiro, poca pazienza, infatti coach Vescovi comanda qualche passaggio in più, consiglia qualche passaggio in più per far muovere questa zona. Questo è uno dei classici problemi portati dalle zone, qualunque esse siano. Magari uno spazio si può attaccare scoccando un tiro, ma se non si fa canestro, giocare poi contro una zona può diventare decisamente problematico. Un fatto di fiducia, un fatto mentale. Ancora un fallo da parte di Oleggio, non ha ancora raggiunto il bonus, sarà solo rimessa per Becker di Piacenza. Messa di Magrini, pronto a ricevere Gasparin che invece riceve un blocco cieco da parte di Sanguinetti, problematica la rimessa in campo, allo scadere del tempo Magrini perde la palla, ultimo tiro della disperazione da parte di Oleggio, si chiude questo primo quarto, 21-19 Piacenza, partita ondivaga da parte di entrambe le squadre, era partita forte la Becchere. Oleggio rientra in partita 21-19. Le squadre, secondo periodo di gioco, un primo periodo ottime cose fatte da parte dei giocatori del Becchio di Piacenza con Giovanni Gasparin sugli scudi con 7 punti, seguito da Infante e Mattia Magrini con 6. Per quanto riguarda invece gli ospiti, 7 punti di Coviello, autore di un 2 su 2 da 2 punti, 1 su 1 da 3, una partita per ora perfetta, 4 punti di Paesano, 5 di Sacco. Solito copione da parte della Becchieri, 1 contro 1 di Sanguinetti, cercano di trovare un vantaggio. La zona o la parte di Oleggio che porta una palla persa da parte della Becchieri, non si capiva quali fossero le intenzioni difensive da parte della Mami, partono uomo, zona, no? Fatto sta che la costringe una palla persa da Becchieri. Nuovo pick and roll centrale e due punti di Paesano,
Mami che riparte in campo con Gallinari, Federico Ferrari, Coviello, Paisano e Sacco. Si oppone con Sanguinetti, Soragna, Gasparini, Infante e Magrini, la Beccheri Piacenza. Anzi, errore, rimane in campo fino al posto di Soragna. In posto nuovamente l'azione Oleggio. Pick and roll, scivolamento difensivo di Meschino per aiutare il compagno Sanguinetti e fallo sul palleggiatore che vale il primo fallo per Emanuele Meschino e una rimessa per Oleggio. Rimessa di Crusca, ottimo impatto per lui sulla partita, subito una tripla, ora in posta il giovane Flavio Gay. Eccito Ortona, un giovane che cerca spazio in questa Serie B, ancora un tiro da parte di Crusca e stoppato da parte di Magrini. Tiro era buono, la sirena suona, ma possesso per Piacenza, il tempo non viene fermato da parte degli arbitri. Pick and roll centrale, stavolta Gasparini, e scarica con Sanguinetti, altro pick and roll, finta di pick and roll da parte di Meschino, uno contro uno in isolamento, ottimo scarico di Sanguinetti, ottimo tiro piedi a terra di Gasparini, ottimi tre punti costruiti dalla Beccheri. Riparte con la transizione Oleggio, due per Crusca, giovane Gallinari, ancora una volta la Beccheri condiziona benissimo i passaggi di ribaltamento di Oleggio. Pick and roll laterale, difesa al fondo della Beccheri, ottimo recupero di squadra. Meschino con isolamento in post basso, situazione cercata e sicuramente costruita in settimana da coach Bizzozzi. Ottimo movimento spalla canestro di Meschino, sfortunato nell'appoggio al tabellone. Ottima cosa dal post basso fatta da numero 14 Maglia Beccheri. Ancora Oleggio, che in questo primo quarto e inizio di secondo dà sempre l'impressione di costruire molto lentamente le sue azioni, esagera su giri sul perno. Coviello, uno contro uno di Sanguinetti, che cerca un fallo, non lo trova. Ancora una volta Meschino, ancora una volta post basso, svitamento, tiro prima il ferro e poi due punti fortunosi da parte della Beccheri Piacenza, che trovano forse un altro canestro. Chissà chi l'aveva convalidato, questi due punti. Fallo, fallo in difesa da parte della Beccheri, da parte di Gasparini. Cambi, escono Gallinari e Gay, rientrano i più esperti Sacco e Ferrari. Oleggio che sicuramente nei primi 5 giocatori ha ottima qualità e ottima esperienza, sicuramente nelle rotazioni fa più fatica. Ancora zona Beccheri, ancora zona, si raccoppiano poi forse i giocatori. Gasparini si perde, il suo errore vale uno sbilanciamento da parte della difesa e tre punti subiti. Stagger per Magrini, finta di tiro, pick and roll con finta di pick and roll con Meschino e fallo portato a casa ottimamente dal numero 99 bianco, rosso e due tiri liberi. Thank you.
primo tiro libero da parte di Magrini e si spegne sul primo fermo. Secondo tiro libero, questa volta segno da parte di Magrini, cambio, riesce a ricattare Gasparin, che non era ancora sceso, e anche Finn, che nei minuti in campo ha totalizzato un tiro su due dal perimetro, sicuramente un gran impatto sulla partita, e Ferrari, accoppiato con Infante, mette la vetta. Nel frattempo è entrato anche Matteo Soragna, che ha sostituito tutto Fin, dopo un dal post basso di Meschino, che poteva sicuramente provare ad andare fino in fondo contro Musca, che gli deve qualche centimetro. La palla di ritorno in post basso, tiro di Meschino, classico tiro di Meschino buttandosi indietro, zero per lui. Ancora Ferrari, ancora tiro da tre punti, il balzo di Matteo Soragna e Sanguinetti che ne imposta l'azione. Torna per la Becchieri, cambio in allontanamento per Meschino, pick and roll laterale, due pick and roll, alto isolamento per Piacenza, ottimo scarico di Magrini per Infante, stoppata, contropiede sbagliato da Oleggio e Vescovi si incavola. Sanguinetti, uno contro uno tutto campo, infermabile, ottimo ball handling da tutto campo per il bolognese, e due punti, anzi fallo, e due punti potenziali dalla lunetta per Sanguinetti. Cambio, esce Cusca e rientra Gallinari. Problemi per ritrovare il pallone. Primo tiro di Luca Sanguinetti, primo segno. Secondo tiro libero sbagliato, secondo fermo per Sanguinetti, non precisissimo la Becchieri ai tiri liberi. Posto nuovamente l'azione sacco, molti palliti sul posto, molte difficoltà a trovare il primo passaggio d'apertura, la continuità per Oleggio, passaggio di sacco in angolo per il numero 11 Cotello, che è marcato mano in faccia da un'ottima difesa di Matteo Soragna, sbaglia. Blocco verticale di Soragna, cerca di liberarsi in post basso nell'area di 3 secondi. Infante, alleggio sul posto di Sanguinetti, tiro sbagliato da 3 punti. Non ottima circolazione da parte della Becchieri in queste battute iniziali del secondo periodo. Sanguinetti si perde il sacco sulla linea di fondo, scarico per Ferrari, tiro 3 punti sbagliato da Ferrari, fa rientrare la palla ultimamente Sanguinetti, ottimo scarico di Magrini, Infante lo controlla ottimamente, ma sarà rimessa bene. Time out chiamato da coach Bizzozzi. Ritornano in panchina le squadre sul 28-27 a 3 minuti dalla fine, 28-27 per la Becchieri Piacenza. Le cose migliori sicuramente Becchieri riesce a impostarle quando riesce a imbeccare con una rete di passaggi il proprio giocatore per isolare l'uno contro uno, per trovare i tiri liberi dal perimetro, per imbeccare ottimamente gli scarichi interni, il pivot Infante. Per Oleggio invece difficoltà nella circolazione di palla, influenzata sicuramente da un'ottima difesa della Becchieri Piacenza.
Collegio che si affida molto al tiro da tre punti e ha sicuramente in uno, sicuramente come interprete di questo fondamentale, Federico Ferrari, numero 9, ottimo tiratore. Rientrano in campo le squadre, sarà rimesso dal fondo Beccheri, Mattia Magrini, ottima rimessa dal fondo da parte di Beccheri, ottimo passaggio di Magrini ad imbeccare Sovano, che subisce pallone sotto e forse poteva guadagnare anche di più da questa azione di rimessa, sicuramente un'azione potenziale per essere fallo. Un segno di Matteo Sovani da sotto, due tiri liberi per lui. Primo tiro libero a segno. Anche il secondo segno per Matteo Sovani. Cerca di aumentare il gioco subito, pick and roll tra Demetrio di Oleggio e Federico Gallinari e tripla da parte di Oleggio, che non ha grande movimento di palla ma sicuramente riesce a costruirsi ogni volta un tiro. Ancora una volta Crusca che segna da tre punti, cerca di rispondere di Sanguinetti, la palla entra e esce, gira sul ferro, rimbalzo difensivo di Ferrari e riparte Oleggio, sempre al piccolo trotto, ancora una volta Zin cerca di sporcare il primo passaggio di ribaltamento, aiuta il recupero di Phil, riesce ad andare fino in fondo Oleggio con Sacco che sbaglia, imposta nuovamente Sanguinetti. Fatica questa volta nella costruzione della Beccheri, uscita di Sovagna e trova Infante, scarico per Magrini, molti palletti sul posto per Magrini, finta di corpo, non gioca bene col cronometro la Beccheri Piacenza, troppi palleggi per Magrini, esce Sanguinetti, rientra nel frattempo Gasparini. E la Beccheri le cose migliori le fa quando riesce a muovere la palla. Stavolta proprio palleggi per Mattia Magrini, che scarica un non ottimo passaggio per Fini, non ha neanche il tempo per organizzare un tiro, la sirena suona, mismatch, Ferrari in post basso contro Magrini, scarica da tre punti per Gallinari che sbaglia dall'angolo, chiamo laterale tra Soragna e Infante, palla persa da Soragna, lento Infante a collare questa azione, riparte la difesa di Gasparini, riparte Beccheri con rimbalzo difensivo, staglia per Soragna che non riceve, va a giocare cross basso contro Ferrari, gira sul terno destro, ottima azione di Matteo Soragna, costringe al fallo Ferrari, altri due tiri liberi per l'esperto giocatore biancorosso. Tiro libero a segno per Matteo Soragna. Sbaglia dentro fuori da Matteo Soragna, che fino a questo momento aveva fatto percorso lento dalla lunetta. Riparto Leggio, molto staccato infatti da Gallinari, che va a centrale ancora una volta di Crusca con Ferrari, pick
arriva fino in fondo esagerando, chiedendo troppo dalle proprie qualità atletiche, trova in mezzo all'area Infante, stacca il tiro e recupera Becker. Ancora un pick and roll, Infante rolla, Gasparri lo richiama, rolla nuovamente Infante e forza forse questo tiro, scade, tiro non buono, scade il cronometro. Becker che perde 10-11 questo parziale, ma 31-30 a metà partita. Le squadre si apprestano ad entrare in campo. Finora la partita si è giocata sul filo della parità. Becker e Oleggio si scambiano colpo su colpo, canestro su canestro, e si danno battaglia in questa partita che finora non si è giocato su altissimi ritmi, nessuna fermata dalle due squadre. Come detto, rispondono colpo su colpo e canestro su canestro, ma nessuna delle due per ora riesce a far suo il risultato, sostanzialmente parità in campo fino ad ora. 21-30 si è concluso il primo tempo, si riaprirà con lo stesso punteggio il secondo. Nel secondo periodo della Mario Leggio 5 punti di Paesano e 3 rimbalzi difensivi. Le triple di Crusca e Federico Ferrari hanno provato a dare il vantaggio a Oleggio, che però è sotto di un punto. Per quanto riguarda la Becker invece 3 punti per Soragna, Gasparin e Finn 2 invece. Il secondo periodo in un gioco molto bilanciato per i biancorossi. Parte Oleggio. Questo terzo periodo, ancora la palla molto ferma, uno contro uno sul quarto di campo, ottimo scarico questa volta del numero 11 Coviello, manda canestro con questo scarico interno, ancora una volta Paesano che sbatte probabilmente un gomito a terra o un gomito contro gomito con Infante, dolorante al braccio. Paesano, ex Chieti, incontrato da Becker Basket nella scorsa stagione, un giocatore sicuramente con buon atletismo, non sicuramente un'ottima mano, l'anno scorso ha trovato poco spazio nella A2 Silver a Chieti, 0-2 appunto dalla lunetta. Ancora palla molto ferma alla Becker, pick and roll laterale tra Gasparini e Infante, palla sotto Infante, proprio contro il numero 17 Paesano, ottimo scarico di Infante, extra pass di Sanguinetti e tiro di Soraya che non era neanche considerato buono, perché scade la sirena di 24 secondi sul palleggio di troppo da parte di Infante, primo del ribaltamento. Oppure poco coraggio nel cercare un tiro dal post basso, non se la sente di tirare Sanguinetti, alla persa da Becker. Ottima difesa che andava a raddoppiare Paesano in post basso con Infante e Magrini, forse lo sfondamento su Magrini, sicuramente nel primo quarto era stato sanzionato in modo diverso questo tipo di contatto, stavolta gli arbitri non se la sentono di sanzionare uno sfondamento, stavolta scappa, è venuto nei tempi giusti per Infante, tripla centrale sbagliata a Gasparin, riparte Oleggio. Post basso per Ferrari, giro sulla linea di fondo, corpo addosso di Soragna, tiro di Ferrari, tabella e ferro, ottima difesa il numero 7 in maglia bianco-rossa che ora ha imbeccato benissimo le Sanguinetti
triplo di Sovagna. E la Beccheri, quando si fossilizza su inutili palloni sul posto, ma cerca rapide penetrazioni con ottimi palleggiatori come Sanguinetti, Magrini e Gasparini, trova sempre vantaggi sul perimetro con buoni piedi. Vediamo se i ragazzi dubbiosi continueranno in questo andamento. Con l'isolamento di Gasparini sul lato destro, ottimo uso dei piedi perni di Gasparini, che gioca un'ottima situazione di mismatch con il Codiello, lo pulisce arrestando il palleggio dentro l'area pitturata e facendo ottimo uso del piede perno destro. Ottima conclusione di Giovanni Gasparini. Usa una manica troppo Sovagna, meno discrezione dell'arbitro. Fallo di Sovagna, rimessa per Oleggio, tiro forzato al numero 11 del Biello, che sull'arresto in step back commette infrazione di passi. Nuovo recupero di Beccheri, nuova possibilità di tornare in attacco, nuova possibilità di allungare. Chiama la situazione di gioco Sanguinetti, un altro pick and roll laterale tra Gasparini e Infante. Ancora una volta Gasparini cerca di andare a canestro, ottima anche questa situazione, ma è sfortunato nell'appoggio al vetro e cede nella voglia di recuperare la palla dopo l'errore Gasparini e commette fallo. Imposta nuovamente Oleggio, uscita di Ferrari, arresto, gli è sempre vicinissimo Matteo Sovagna, passa addirittura in quarta Gasparini, che poi cambia con Sovagna e commette il suo secondo fallo in questo terzo periodo. Contesta lungamente Sovagna per questo fallo e ci sentiamo di appoggiare Matteo. Probabilmente sanzionare un fallo è stato eccessivo da parte degli arbitri. Questo condiziona la partita di Matteo Sovagna, perché questo è il suo quarto fallo addirittura. Costretto a uscire, rientra Meschino in campo insieme a Meschino Infante. Gasparini, dopo l'end-off di Infante, prende, tira, sbaglia, balzo di Oleggio, chiamata testa per Sacco, pick and roll, Ferrari, tre punti. Ottima mano, come detto precedentemente, da parte di Federico Ferrari, che da quelle posizioni non perdona. Nuovo pick and roll per Piacenza, l'uomo da contro di Gasparini, che questa volta non se la sente di forzare. Penetrazione, scarico, tiro, tre punti di Magrini. E siamo ancora a sottolineare come quando la palla si muove in penetrazione verso il canestro, Beccheri trova sempre ottimi tiri per i propri tiratori. Addirittura raddoppiato in post basso sia da Meschino che da Infante, che chiudono ogni spiraglio a Ferrari, che lancia una preghiera in semigancio e trova due punti con la palla che rimbalza sul ferro. Uscita dei blocchi di Magrini, palla sotto per Infante, sportellante con il Paesano che gli toglie l'appoggio, ma ottimo equilibrio Infante, scivolando verso il canestro, trova due punti di semigancio. Diminuite le situazioni di post basso,
cui è servito Infante rispetto ai primi minuti della partita, dove è stato più volte imbeccato dai compagni, forse un po' dimenticato. Ottimo gol di Paesano, ottimo gol anzi di Cobiello, area sguarnita da parte di Becker, i due punti di Cobiello, ribaltamento di Infante, ancora palla Magrini, uno contro uno, mano sinistra, forse un fallo non sanzionato, ottimo recupero da parte di Infante che si butta, grande voglia del giovane pivot classe 92 della Beccari, altra penetrazione di Sanguinetti, altra penetrazione di Gasparini, tiro di Sanguinetti allo scadere di 24, non una buona azione da parte di Beccari. Dopo la prima penetrazione di Sanguinetti l'hanno era già chiusa, la nuova penetrazione di Gasparini ha trovato un muro in area, però è tre punti sbagliati dalla Mami, corre veloce in contropiede Sanguinetti, non se la sente di forzare, tiene ottimamente il palleggio, ancora palleggi da parte di Sanguinetti, ancora palleggia da parte di Sanguinetti, la seconda in pochi secondi, palla va sul ferro, ma di sotto c'è un certo Francesco Infante che mette altri due punti nella sua partita. Uno contro uno tra Federico Ferrari e Manuele Meschino, fade away di Ferrari, si lamenta anche per un presunto fallo, e attenzione perché Federico Ferrari potrebbe diventare un problema per la Beccari, ha messo due tiri difficilissimi, buona palla per Infante che partendo da lontano eccede nella sua incursione a canestro e portando in giro per l'area i suoi chili trova un corpo in maglia rossa e comunque fa di un attacco. Proteste da parte del pubblico, sicuramente il tabellone dei falli è chiaro, zero falli in questo terzo periodo commessi da Oleggio, già 4 invece per la Beccari Piacenza, time bonus, terzo fallo per Infante e obbligato al cambio coach Bizzozzi, che rimane in campo Gabriele Fin, non sicuramente per una protagonista in questa partita, è sfiduciato dallo 0-2 iniziale con due tiri che solitamente mette, deve ritrovare il giocatore ex capitano della Fortitudo la fiducia nel suo tiro, adesso diverse operazioni di pulitura del campo. Si prodiga il giovane Fabio Gay in queste operazioni. Ancora Sacco. Fusca. Piccherò al centrale di Sacco, scarico, ottima difesa di Gasparini, e penetrazione sbagliata da Fusca, sotto mano di mano destra, ottima difesa di Gas, e torna in attacco la Beccari, Fin con molto spazio da Ferrari, non prende un tiro, non prende un altro tiro Fin, come dicevamo prima, probabilmente sfiduciato, e attenzione, estrae un coniglio dal cilindro Magrini,
che con un palo giocato e tiro trova tre punti fondamentali, perché la Beccheri non segnava da un po'. Federico Ferrari, Fede Way, due punti. Inzosi comanda una difesa più aggressiva su Ferrari, sembra veramente on fire. Risponde Magrini, ancora tripla. Negli ultimi minuti è Federico Ferrari e Ben Axus. Mattia Magrini, sembra un uno contro uno. Sacco penetra, scarica, sfondamento. Sicuramente Magrini protagonista, super protagonista in questa fase della partita. Tripla dall'angolo, tripla dalla guardia, sfondamento subito. Lo staff biancorosso comanda una difesa molto più attenta su numero 11, il numero 9 Ferrari, che sembra l'unico in questo momento a tenere a galla la mano in mezzo. Ottime le difese sugli altri giocatori in maglia rossa da parte della Beccheri Piacenza. Non si trovano per ora chiavi difensive per fermare invece il tiro di Ferrari. L'autore fino ad ora in un'ottima prova offensiva, sicuramente non altrettanto possiamo dire della sua prova difensiva. Abbiamo visto ad esempio l'ultima difesa su Finn, staccato addirittura di 3-4 metri, ma Finn, come dicevamo, risente degli errori iniziali della partita, guarda poco il canestro in questa fase. Uscita dei blocchi di Magrini, ancora serie di blocchi costruiti per Mattia, che fa un'ottima penetrazione, offre un'ottima palla interna a Finn, che però con poca decisione va a canestro. Tiro sbagliato con la mano sinistra da parte di Finn, che ora si attacca letteralmente a Ferrari, che è una finta di passaggio, la palla gli torna tra le mani. Picchierò al centrale, tiro di Ferrari, tripla di Ferrari. Possiamo dire che Federico Ferrari, numero 9 di Oleggio, è nella zona, come dicono gli americani, in the zone. Alza la mano e il risultato è sempre lo stesso, da 2 o da 3, sempre canestro. Attenzione a Federico Ferrari. E questo potrebbe essere un problema da parte di Oleggio, perché in questo momento si deve privare, probabilmente per fallo commesso, no, non ci risultano falli da parte di Ferrari. Comunque Vescovi, coach di Oleggio, toglie Sacco, toglie Ferrari, gli assi portanti di questa squadra, e inserisce il giovane Flavio Gay e il numero 21 non ancora entrato, Okeke. Sicuramente è quintetto giovanissimo in questo momento. Tiro di Sanguinetti, non va allo scadere. Termina anche il terzo periodo da parte, termina anche il terzo periodo di questa partita. Protagonisti per la Beccheri, Mattia Magrini sugli scudi con 8 punti, 12 punti invece per Federico Ferrari. Come abbiamo detto, è entrato in quella zona in cui veramente non si sbaglia mai. 17 pari in questo terzo periodo. Ritorno nelle squadre in campo, 48-47 Beccheri. Questo quarto periodo entra in campo la Beccheri Pallacanestro Piacentina, schiera Sanguinetti, Magrini, Soragna, Meschino e Finn.
rispondo invece confermando gli ultimi 5 del terzo periodo, la Mamioleggio, e riparte con Flavio Gay, Musca, Giovane Occheche, Coviello e Gallinari. Uno contro uno dal cross basso per Soragna, che non se la sente di tirare. Tripla Emanuele Meschino, ottima giocata da parte della Beccheri, lunga di 4 punti con la tripla del giovane pivot numero 14 maglia bianca. Attacca Occheche e ferma il palleggio verso Soragna, sicuramente un avversario. Recupera ancora la palla Occheche, palla Gay, in contatto con Gas, continua a palleggiare Gay, che rischia di perdere la palla e la perde, scaduti 24. Troppi palleggi da parte del giovane giocatore maglia rossa, ottima difesa, ottima pressione, ottima presenza da parte del quintetto Beccheri. Riceve Soragna, un doff per Gasparin, nuovo piccolo al centrale per Gasparin e Meschino. 2 punti in palleggio a questo tiro finalmente di un Sanguinetti. Speriamo si ritrovi in questo periodo dopo un terzo parziale chiuso con 0 punti in 10 minuti. Ho bisogno del playmaker ex Fortitudo Club Bologna, ancora una volta Gasparin lestissimo nell'andare a cercare di intercettare la palla, cercare di andare sulle linee di passaggio, messo con la Mamioleggio. Ancora tre punti sbagliato, ancora una volta a sbagliare è Coviello, e questa volta Beccheri unisce con Gas, Gasparini. Ribaltamento, tripla sbagliata da Occheche, Mamioleggio che si sta fidando i propri giovani, non sta raccogliendo moltissimo. Triplo di Soragna, 3 punti e la Beccheri c'è. La Beccheri c'è, scava il primo vero solco di questa partita, costringe al time out Francesco Vescovi e è più 11, 58-47. Forse un azzardo da parte di coach Vescovi nel confermare il quintetto che aveva terminato il terzo periodo, un quintetto molto giovane. Molte responsabilità per Flavio Gay e Occheche in questa partita punto a punto, fiducia non ripagata e il quintetto di Oleggio deve ricevere la prima, il primo parziale per la Beccheri Pallacanestro Piacentina, che va a ritornare in campo. Gli ultimi 5 non dovrebbero esserci cambi, rientrano invece per la Mamioleggio Federico Ferrari, Claudio Sciacco come da copione, ovviamente Coach Vescovi deve ritrovare il filo conduttore che fino a questo momento gli ha permesso di stare in partita contro questa Beccheri. L'esperienza di Ferrari e Sacco sicuramente serviranno in questi ultimi 7 minuti di gioco. Gasparin ancora sulla linea di passaggio, prende con la mano sinistra, forse un fallo, si lamenta Gasparin, sicuramente un contatto c'era, non sappiamo se è falloso, sicuramente il nostro capitano poteva andare su con più decisione. Ancora ottima difesa di Gasparin, 2 o 3 punti concessi da parte di Meschino, che poi va in balzo, glielo strappa Soragna con decisione. Tripla sbagliata
Pacoviello, ancora situazioni di post basso per Sorania, fa benissimo Becker a cercare queste situazioni, scarico bellissimo da parte di Sorania con la mano sinistra, sbaglia, sono venuti dall'angolo. Ancora un isolamento, ancora Magrini, molti palleggi, arresto, tiro, come bersaglio. E questa volta buona difesa di Ferrari, che sicuramente viene puntato continuamente nell'uno contro uno da parte dei giocatori della Becker, sicuramente situazioni disegnate e provate per punire la poca mobilità difensiva da parte di Federico Ferrari. La centrale, Sacco, ottimo recupero ancora una volta di Gasparini, questa volta va sul deciso, canestro, fallo, si lamenta il capitano con l'arbitro, ancora forse per qualche questione, vecchie ruggini riguardanti sicuramente l'ultima penetrazione non sanzionata con fallo. Stavolta invece Gasma sul deciso, segna, subisce fallo, da per il tiro libero supplementare, tiro libero che non va da parte di Gasparini. Sicuramente difensivamente il giocatore in questo momento più incisivo da parte della Becker. Insegue benissimo sui blocchi, ancora attaccato Federico Ferrari, più per volta Sacco e Paesano, resto tiro di Sacco che in queste situazioni è una sentenza, classico jump dalla media di Sacco che questa azione ha costruito veramente una carriera. Blocco cieco intanto di Magrini per Sorania, la Becker continua a cercare il giocatore più esperto proprio in post basso, però Lupes ancora palla sotto, tiene buttato segno con la parte di Sorania, rimbalza il puleggio, rallenta ancora Sacco, sicuramente puleggio che non ha mai ritmi alti, questo l'abbiamo capito. Attaccamento, ancora più che una volta Sacco e Ferrari, finché in pop, anzi poi decide di rollare Federico Ferrari, non si accorge Oleggio che ha già utilizzato tutti i secondi a disposizione, suona la sirena, si accendono i led, palla Becker, ritorno in attacco Sanguinetti che imposta la nuova azione, Stagger per Magrini, Stagger per Gasparini, un po' superficiale il passaggio di Magrini, ancora un isolamento, passaggio di almeno un metro dietro la schiena di Gasparini, che non è per niente fortunato nell'appoggio, cerca di salvare la palla, non ci riesce, sarà palla a Oleggio. Dopo l'avvio del quarto periodo, dove sembrava che Becker volesse andare veramente sull'acceleratore, ancora una volta la partita rallentata. Questo va tutto vantaggio di Becker in questa fase della partita, oggi un doppia cifra, qui però al centrale, show di Sorania, ancora un fallo, quarto fallo sanzionato Sorania e questa volta protesta ampiamente, protesta anche Bizzozzi, ma gli arbitri non ci sentono. Messo a legno alla Sacco, immaginiamo un nuovo pitch centrale, ancora Sacco, ancora proteggiamo il tiro, questa volta meno ostacolato, alto di Sacco, balzo in attacco e fallo di Gasparini. Time out. Chiama time out coach Bizzozzi in questa fase della partita, dove 4 minuti alla fine la Becker sembra aver rallentato, forse anche per fare prendere un po' di fiato ai suoi, 15-60-49, possiamo leggere dal tabellone dopo le squadre che entreranno in campo. Di pubblico
questa tredicesima giornata, Bruno Casalingo per la Befferi, che ha presentato nell'intervallo e premiato il suo settore giovanile, numeroso oggi sugli spalti. Tifo che ha il supporto oggi dei tanti giovani nel settore giovanile della Becchere, nel settore giovanile mini basket, un tifo sempre corretto da parte di Spazio Biancorosso, così si chiama il gruppo di sostenitori della Becchere. Sovania su Federico Ferrari, ottimo raddoppio di Magrini, cerca di spiegare le sue ragioni all'arbitro, che però non ci sente, giustamente rimessa per Oleggio, uno contro uno, scarico no loop pass, bellissimo da parte di Sacco, sbaglio dall'angolo Gallinari, sicuramente questa partita non ha punito, ed è ancora Gaspar che è veramente sceso in cattedra negli ultimi minuti di gioco. Gaspar sicuramente non ha aspettato di accendersi sulla metà campo offensiva per entrare in cattedra, ma ha cominciato da quello che chiedono solitamente gli allenatori, cominciare dalla difesa per poi aspettare che la partita anche in attacco vada sui binari voluti. Ottima difesa da parte della Becchere, contropiede, ancora Gasparini con la mano sinistra, ancora Gasparini, veramente protagonista importante di questa partita, e coach Vescovi, coach di Oleggio, è costretto al time out. Allunga nuovamente Becchere, 64-49 più 15, a 3 minuti 34, altro time out. E all'uscita dal time out sicuramente Oleggio avrà una delle ultime possibilità per cercare di rientrare in partita, tornare sotto la doppia cifra, magari imbeccare, cercare di imbeccare ancora Ferrari e l'altro leader offensivo Sacco, per cercare di entrare in questa partita che sembra ormai avere un padrone. Dovrà coach Vescovi attingere a tutta la sua esperienza sul campo, coach Vescovi ex giocatore di altissimo livello, capitano della Varese e colore, tanti anni spesi sui campi di Serie A per Francesco Vescovi, che ora cerca di portare questa sua grande esperienza di gioco e di pallacanestro sulle panchine. Prova la tripla Oleggio, non va, sarebbe stata un'ottima opportunità per cercare di riaprire la gara. Becchere torna in post basso da Magrini, che non trova punti nel mismatch fisico contro Flavio Gay. Sicuramente piano partita rispettato, e di questo deve essere contento con Cibizzoli, perché i suoi ragazzi vanno veramente sempre dove hanno vantaggio, dove c'è un mismatch. Tripla di Sacco da 9 metri, non va, e crediamo che questo non sia esattamente quello invece che ha chiesto coach Vescovi della propria squadra. Tiro da 3 punti di Fabio Gay, tiro da 3 punti abbastanza disperato di Sacco, continua invece la sua rete di passaggi la Becchere, che fa arrivare la palla dove deve arrivare, cioè nelle sapienti mani del sapiente Matteo Sovania, che mette una sapiente tripla. Ora tripla, e questa volta una
ingenuità da parte di Mancini. Canestro buono da tre punti e questa volta con un bello scherzetto Coviello, che mette la sua prima tripla della serata e lo fa con un tiro da 4. 4 punti per lui. Palla inizialmente non entra perché si arrampica sulla retina, ovviamente canestro buono. Con calma la becca imposta la sua azione, Meschino la da Sanguinetti, piccherò centrale, rollo Meschino, ancora Sanguinetti e questa volta la mette Giacomo Sanguinetti, prima tripla della partita anche per lui, si sblocca nel momento giusto, ma poi tiro sbagliato da parte di Coviello che corregge il suo errore dal rimbalzo d'attacco. Dopo pick and roll alto per Gasparini, si apre Soragna, lo blocca ottimamente Meschino, subisce il fallo da Federico Ferrari. Entrambi Meschino e Ferrari con le mani ai fianchi si spiegano, parte sul sedere tra i due. Nel frattempo esce Soragna tra gli applausi, ottima partita di Matteo, chiude con una prova sontuosa. Di ottimi passaggi, ottime giocate dal post basso, un ottimo Matteo Soragna stasera che chiude in 26 minuti con 3 su 4 dal campo, 0 su 1 da 2 punti, ma un 3 su 3 percorso netto da 3 punti per lui, bombe pesanti, 3 su 4 ai liberi, 7 rimbalzi difensivi, 7 rimbalzi totali, 3 assist, una partita tutto tondo, 12 punti finali per lui e 3 falli per Soragna. Inizia la girandola dei cambi in questo finale di partita, esce anche Magrini, applaudito dal pubblico. Per Magrini 38 minuti, 5 su 10 dal campo, 2 su 4 da 2, 3 su 6 da 3 punti, 50% da 3 punti per Mattia, 2 su 3 tiri liberi, 5 assist per Mattia. Nel frattempo è entrato Giovanni Nicoletti, altro cambio per la Beccheri, esce anche Meschino e entra il Giovanni Bianchi. Ottima prova anche Emanuele Meschino, tanti minuti stasera per lui, 27, 0 su 3 da 2 punti, 1 su 1 fondamentale la tripla di Meschino, deve trovare fiducia anche da queste situazioni. 8 rimbalzi totali di cui 3 d'attacco, importantissimo questo fondamentale, un recupero, 2 falli. C'è spazio anche per Giovane D'Erba, pochi secondi dalla fine, esce Sanguinetti, l'ha udito anche lui dal pubblico, 38 minuti anche per Sanguinetti, 4 su 14 dal campo, un po' polveri bagnate, un giovane play di Beccheri, 3 su 5 da 2, solo 1 su 9 da 3 punti. Era serata stasera dal perimetro per Sanguinetti, ma 4 assist anche per lui, 10 punti, doppia cifra. Ottima chiusura del giovane Berra, rimbalzo di Nicoletti, ottime cose anche da parte dei giovani. Vince la partita 70-59 al finale, più 11 per Beccheri, 22-12 questo parziale,
frutto di un'ottima difesa con Gasparini sugli scudi, frutto di buoni attacchi da parte della Becheri. In questo quarto periodo sicuramente ha raccolto tanto.